Eccomi, ciao a tutti. Allora, oggi voglio parlarvi di questo titolo, Valraven. È stata una l'opinione veramente sofferta, ve lo dico con tutta la più grande sincerità. Penso di essere già al terzo o quarto take, ne farò sicuramente altri, spero che questo sia quello giusto, perché è stata per me una cosa molto difficile riuscire a metterla insieme e riuscire a farla. Sono partito con delle difficoltà rispetto a quest'opera, non poche. Sono arrivato in fondo dopo averlo letto, riletto un paio di volte in realtà, ed averlo giocato, che mi ha dato grande chiarezza su tanti punti, cambiando un po' opinione, però ho qualcosa da ridire. Quindi vi racconto il mio punto di vista, ok? Allora, tanto per cominciare, che cosa abbiamo tra le mani? Valraven. Valraven, questo è il libro rosso, ok? Fondamentalmente, Valraven, le cronache del sangue e del ferro, manuale tecnicamente base, ok? Sistema di regole Monadeco della The World of Anvil, in particolare editato da MS Edizioni. L'opera è di Alberto Tronchi, eccoci qua. Cosa abbiamo tra le mani? Tra le mani abbiamo un'opera molto massiccia, ok? È un formato A5, sono magicamente, lo vedo subito, tante pagine, sono tipo quasi 300, 294, 95 pagine, 290 pagine più le schede, si arriva quasi a, è sempre PVC, si arriva quasi a 300 pagine in totale. Che cosa si gioca in Valraven? Okay. Il setting di Valraven può essere spiegato in tanti modi. Il modo più semplice con cui ve lo spiego è: si gioca Berserk prima dell'Apocalisse. Punto. Ok, avete visto Berserk? Se avete visto Berserk e avete letto Berserk e tutto quello che c'è prima dell'Apocalisse, va bene. C'è qualcosina anche del dopo, ma ne parliamo in un altro momento. C'è anche un altro manuale apposta. Oh, guarda un po', il libro dell'Eclissi. Questo dà aggiunte in più, ma non è quello che ci interessa a noi in realtà, non è tanto lì l'aggiunta, già qua si sa qualcosa. Ma il concetto di fondo è quello: si gioca una compagnia d'armi, si gioca degli avventurieri, dei guerrieri esattamente, degli armigeri o di vario genere, dei dragoni, c'è tantissime possibili classi, ora ne parliamo rispetto alle classi. C'è tantissime possibilità di personaggio da giocare, comunque tutti quanti guerrieri facenti parte di una fazione. Il gioco si basa su un setting molto semplice in cui due macro enormi fazioni si contendono il dominio di una terra. Sono il Ducato Libero di, vediamo se riesco a recuperarli precisi per non dire bischierate, non è proprio immediatissimo, ma ci sono tra pochi secondi. Il Grande Impero di Erenwald e la Repubblica di Dormas, scusatemi se l'ho fatto aspettare, sono le due più grandi forze, ma oltre a queste abbiamo delle terre, diciamo, contese al centro, abbiamo degli invasori che erano lontani, invasioni del Darukhar, abbiamo due fazioni principalmente religiose, non si muovono apertamente con veri e più grandi eserciti schierati, che è la Sacra Chiesa della Luce e la Mano sull'Abisso, e poi ci sono anche altre fazioni, tra cui il Grande Nord, il Mondo degli Spiriti, Terre di Confine ed altro. Comunque ci sono moltissimi possibili fautori di queste bande di guerra, ma il concetto di fondo è che uno si gioca una banda di guerra, di fatto una banda di armigeri inviati in battaglia. Tanto, talmente tanto importante è il fatto di essere una banda di armigeri in questo gioco, che rifatto, se avete visto o letto Berserk, che ricopre proprio letteralmente la prima parte del gruppo, cioè vivere esperienze dei personaggi all'interno e nei loro rapporti con le fazioni in guerra e con la loro vita da mercenari, che di fatto anche la strutturazione delle avventure e delle campagne si struttura proprio su una meccanica cadenzata in quattro fazioni, in quattro sezioni, che sono giusto appunto, vediamo se ribecco anche l'ordine corretto. Dopo questo farò un piccolo appunto, ma ne parliamo tra 2 minuti. Che sono, se non sbaglio, la stagione del sangue, la stagione del ferro, la stagione dei veleni e la stagione dei destini. Fondamentalmente, te la cronaca la puoi dividere in 4 stagioni che rappresentano di fatto le grandi battaglie, poi lo scontro finale che si ha contro l'avversario, considerato fin dall'inizio nella creazione della banda, e poi la stagione dei veleni e la stagione dei destini. La stagione dei veleni è la stagione della diplomazia, dopo che lo scontro si è finito, come si assestano le acque, e la stagione dei destini è cui si fa focus principale nelle avventure sui desideri dei singoli personaggi. Questo è letteralmente come è strutturato per il gioco. Ok, la composizione delle stagioni di gioco. Ma andiamo un attimo sul sistema di regole, rapidamente. Allora, il sistema di regole è il Monadeco.
Il sistema del Mornar Deco si basa su dei dadi appositi, ma che possono essere convertiti con dadi 6 e dadi 8. Ed è molto semplice e molto valido come sistema, veramente, veramente valido. Fondamentalmente tutto quanto si inquadra in 5 caratteristiche. Il personaggio ha queste 5 caratteristiche che sono disciplina, carisma, ferocia, astuzia e empatia. Le guardo, sono qua, guardo, sto guardando la scheda per ripetervelo, ok? Quando crei il personaggio hai una specie di presettato per quanto riguarda le possibili caratteristiche. Puoi avere un 5, 2, 3, 2, 2 per esempio, un 4, un 4, un 3, 2, 2. Uno sceglie come preferisce e li distribuisce tra questi 5 attributi: disciplina, carisma, ferocia, astuzia ed empatia. Ok? Quando si fa un'azione e si ha di fronte una difficoltà e si cerca di cambiare il mondo che ci circonda, quindi di influenzarlo, si fa un tiro di posizionamento. I tiri qui vengono divisi di tre tipi: il tiro di posizionamento, il tiro di difesa e il tiro di comando. Si svolgono nella stessa maniera, però hanno dei paragrafi interi che li spiegano al contrario. Ho difficoltà ad andare avanti senza dire un problema. Il secondo me il manuale è prolisso, devo dirlo subito. Parla tantissimo su tantissime cose, ma non ce n'è il bisogno di parlarne così tanto. E quindi a volte ho delle difficoltà perché aggiunge tanta nomenclatura su molti aspetti, quando poi in realtà se vai a vedere la radice è molto più semplice e molto più chiara. Anche la struttura del tiro. Il tiro secondo me è fantastico, fondamentale, è molto rapido. L'ho giocato ieri sera e si svolge benissimo. Come è spiegato nella nomenclatura di realizzazione del tiro, secondo me è troppo meccanico. Cioè, troppi paletti messi in troppi controcheck, troppi diagrammi, troppo spostamento, troppo ora analisi, ora questo, ora questo, questo. Molto più semplice. Il sistema è questo, ok? Quando si compie un'azione, il master dà una difficoltà, ok? A questa difficoltà si scalano il nostro attributo, ok? Se si arriva a fare 0, se si arriva a fare 0, l'azione è un successo con un costo, cioè con un piccolo feedback dell'azione. Se non riesco ad arrivare a 0, tutta la differenza, quindi sono difficoltà di 7, io ho un attributo di 5, quindi la differenza è 2, tiro due dadi. In questo gioco l'obiettivo è tirare meno dadi possibile, ok? Possibilmente 0, ok? Perché i dadi sono gli unici fattori di fallimento. L'1 sul D6 è fallimento, ne basta uno per far fallire l'azione. Quindi meno dadi tiri, ok? Più possibilità hai di non fare fallimenti. Tornando all'esempio di prima, un'azione con difficoltà 7, io ho 5 nell'attributo, tiro due dadi, tiro due dadi. Se non faccio nessun 1, sono riuscito nell'azione con un costo. Posso farla meglio? Sì, aggiungo un dado. Fin dall'inizio decido, ok, non la voglio fare con un costo, la voglio fare normale, aggiungo un dado 6. Oppure la voglio fare eccezionale, aggiungo due dadi 6. Fine. Ok, ecco, partiamo da questo presupposto, che la meccanica di fondo è questa. Posso migliorarla o peggiorarlo questi miei valori. Per esempio, come? Spendendo Soma. Soma è una caratteristica che si spende, una specie di moneta data da che tipo di personaggio hai creato, quali doni hai scelto nella creazione del tuo personaggio, nella sua realizzazione dei descrittori. Se questi descrittori, che sono frasi di concetto, rientrano bene nell'azione che stai per fare, puoi spendere un Soma per abbassare di uno la difficoltà e di conseguenza togliere un dado. Il concetto di fondo è togliere un dado, ok? Facciamo un esempio banale, benissimo. Mi trovo in mezzo a una folla che sta prendendo i forconi in mano, pronto a dar fuoco a uno dei miei colleghi. Mi volto verso di loro e gli ordino alcuni ordini con tutta la forza e l'autorità che ho. Faccio un tiro su disciplina, o forse carisma meglio. Faccio un tiro su carisma contro la difficoltà della folla e avendo io come oscuro passato soldato, decido ok, invoco soldato e spendo un soma. Spendo un soma, soldato sta benissimo nell'avere capacità di dare un comando anche autoritario a dei villici. Perfetto, abbasso di una difficoltà, o meglio, tolgo un dado. Ci siamo fin qua? Facendo l'esempio di prima, se fosse un'azione 7, perché la folla è piuttosto grossotta e anche innervosita, io ho un ottimo carisma, un 5, avrei due dadi, un successo con costo, decido di voler fare un successo pieno, tre dadi quindi, ne tolgo uno per un punto di soma e tiro due dadi rimanenti. Se non faccio uno, ci sono riuscito, se faccio uno fallisco. Fine. Ok? Oltre a questo ci sono i dadi di vantaggio e svantaggio che possono dare alcune delle abilità del personaggio. Non sono altro che il dado di vantaggio e il dado 8, di cui dal 2 al 7 è successo, quindi niente di che, è uguale agli altri dadi. Solo che l'1 è un neutro. Non si aggiungono questi dadi, si sostituiscono. Quindi quando io ho un dado di vantaggio, tolgo un dado 6 e metto il dado 8 del vantaggio. Ok? Che è buono perché mi toglie il fallimento e mette il neutro, che generalmente è un po' tipo ci riesci, ma un po' meno. E dall'altra parte lo svantaggio, al contrario, sostituisce un dado normale e metti un dado 8 di svantaggio che fallisce con l'1-2, quindi fondamentalmente un D4. Ok, 1-2 fallisci sui restanti dadi, sul restante del dado che invece è un normale successo.
Ora, il problema che ho avuto in questo regolamento è che questa cosa che vi ho spiegato finisce più o meno a pagina, dal mio punto di vista, sono subito 60, ok? È tanta roba con un sistema di regole, quando in realtà secondo me il regolamento poteva essere scritto molto più compatto e neutro e più fruibile come manuale, anche perché questo manuale non ha quasi setting, è solo ambientazione. Fatta questa parte della scheda, mi prendo una delle schede più fatte che si trova all'interno del Kickstarter, per esempio il dragone, ok? La scheda all'interno non ha niente se non la lista dei possibili doni del dragone. Questa è la cosa che poi riempie in buona parte il manuale ed è anche stramaledettamente fica. Ogni personaggio ha tutta una serie di possibili doni legati alla sua professione, che non sono altro che, diciamo, abilità speciali. Come funziona il personaggio nella creazione? Come vi dicevo prima, hai 5 caratteristiche. Oltre alle 5 caratteristiche, hai 5 descrittori. Cosa sono? Sono frasi, frasi che descrivono il personaggio. Il gioco è narrativo, o meglio, si basa molto sulla narrazione, non usiamo narrativo, si basa molto sulla narrazione. Di conseguenza non si ha un equipaggiamento definito, non si ha delle skill vere e proprie, si ha solo queste 5 caratteristiche. Naturalmente, se il mio personaggio, per esempio, si è addestrato da, faccio un esempio, dei monaci infiltratori di un culto delle ombre, addestrato dai monaci oscuri del culto delle ombre, più avvezzo a stare nell'ombra, non ama moltissimo rimanere in piena vista. Questo è un descrittore che definisce che tipo di personaggio sei, che può aiutare il master a decidere la difficoltà delle azioni e che io posso invocare usando un punto soma per abbassare, o meglio togliere un dado da un tiro, quindi abbassare la difficoltà se è coerente con quello che sto per fare. Certamente non va bene nel caso di prima in cui stavo parlando alla folla, ok, ma in altri casi lo posso utilizzare. Di questi scrittori ce ne hai 5 e li crei te, fondamentalmente te giocatore. I 5 descrittori sono il tuo ruolo, il tuo oscuro passato, c'è una lista per oscuri passati, la tua arte della guerra, il tuo carattere e il tuo sogno, ok? Creati 5 descrittori, ogni descrittore ti dà un dono. Il dono fondamentalmente è un'abilità speciale, che può essere fai delle domande al master se il lavoro è fatto in carpenteria, faccio un esempio banale, come può essere hai un dado di vantaggio la prima volta che ti attaccano perché sei abituato ad essere combattente. In base a che cosa di dono hai, poi ricevi più o meno soma, lo puoi utilizzare, e in alcuni casi hai dei doni che non costano soma e quindi puoi semplicemente utilizzarli di continuo, che danno fondamentalmente la forte caratterizzazione del personaggio. Oltre a tutto questo, la cosa più importante per dare rapidamente una visione completa del regolamento è la via della perdizione, una delle cose più fighe in assoluto. Fondamentalmente è la strada verso cui piano piano il personaggio va a perdersi nella parte più oscura, più macabra, più nera, più dolorosa, più sanguinosa dell'essere un soldato di questo mondo, un mondo che comunque contempla anche una versione, una parte arcana e oscura. Ok, cos'è la via della perdizione? La perdizione sono fondamentalmente 4 passi verso il disfacimento del personaggio, legati generalmente a una delle caratteristiche, ma ogni giocatore può scrivere quello che preferisce, può crearlo insieme al master. E le tre lesioni sono i punti ferita. Fondamentalmente quando le lesioni sono al pieno il giocatore perde il controllo del personaggio. Questo non vuol dire che sia morto, però ne perde il controllo. La via della perdizione può essere un modo per non prendere una lesione, o potrebbe essere anche un costo in altri casi, in cui fondamentalmente ti permette di aumentare, di evitare le ferite prendendo perdizione. A cosa serve prendere perdizione? A parte una parte interpretativa molto forte, tutti i descrittori, quindi anche i 5 che vi dicevo prima, ok, permettono di prendere punti esperienza, quando li usi per entrare fondamentalmente, per avere una bega. Vi ricordate il monaco il personaggio addestrato dai monaci del culto delle ombre che non ama essere di fronte agli altri? Ecco, se per esempio durante la scena di prima in cui c'era la folla inferocita, lui cercasse di fermarla e si mettesse davanti parlando a sproposito, come stupidi villici, cosa cercate di fare? Non capite l'importanza delle fate? Andatevene, non arrivate a comprenderlo. Usando quindi un descrittore per mettersi nei casini, nei problemi, suggerendolo al master, se la cosa va bene lui può marcare il descrittore e a quel punto a fine sessione, a fine della storia, recuperare i pix. Uguale per la via della perdizione: man mano che la via della perdizione sale aumentano questi percorsi sempre più
contorti della mente della persona, rendendolo sempre più un cattivo e non più un personaggio giocabile, un buono, un vero e proprio malvagio, tanto più che aumentano, tanto più possibilità ha un giocatore di fare punti esperienza, fondamentalmente, che poi vengano spesi per migliorare i vari aspetti del personaggio. Fondamentalmente il sistema di regole è questo. Quindi, ricapitolando, 5 caratteristiche, si tira sulle caratteristiche, si possono usare i descrittori spendendo il Soma per abbassare la difficoltà di tirare le caratteristiche. I descrittori danno dei poteri speciali, ok, chiamati doni, che donano Soma e consumano Soma a loro volta. I descrittori possono essere usati nella parte, nell'accezione negativa, per prendere punti esperienza a fine delle sessioni. Questo fondamentalmente è il grande quadro del personaggio. Naturalmente in questo manuale, molto ampio, come vi dicevo, cosa c'è oltre alla creazione di personaggio? Quasi tutto è sulla creazione di personaggio, approfondendo molto nelle varie fazioni, per esempio quali sono le fazioni, quali sono i loro obiettivi, quali sono i poteri che ogni singola classe può avere, ce ne sono tantissime di classi, sono penso più di 10, anzi vedrò se riesco a contarle. No, 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 perché non c'è una lista completa, però di base sono almeno più di 10, sono moltissime le classi del personaggio, tirando una somma finale, ok, su Valdraven. Il setting è molto figo. L'idea dell'ambientazione è molto interessante, il sistema di regole è molto snello e funziona molto bene. Secondo me questo manuale ha una pecca di scrittura, una pecca di scrittura che lo rende difficile a digerire in italiano. C'è tanto testo, ci vengono cambiati molto spesso i nomi delle cose, viene usato GP, giocatore con personaggio per esempio, per il giocatore. E ci sono costanti cambi di nomi, ogni cosa è molto suddivisa, non c'è un indice analitico, per esempio, quindi non riesco a trovare i nomi specifici delle cose, c'è solo all'inizio un sommario. Quindi ho avuto una difficoltà nell'impastarlo, non ti dà un quadro generale della creazione di personaggio prima di dartene i singoli punti. Quindi l'ho dovuto scorrere fino in fondo. E probabilmente se l'avessi giocato prima di leggerlo l'avrei capito molto meglio. Io invece dovendolo apprendere dalla lettura l'ho trovato pastoso, prolisso. Ecco, fondamentalmente prolisso. Quindi come opera l'ho trovata difficile da portare avanti. Mi sono limitato a leggere solo questo. Ok, comincerò a leggere questo adesso. Quindi, in complesso, per quanto riguarda Andrea, cioè me, il gioco è un gioco che ho sicuramente giocato, ho fatto delle demo, però non è affine al mio stile di gioco. Per il resto, questa è la visione completa. Se l'avete giocato, ditemi la vostra. Ecco a voi. Ciao!